Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Sto facendo questa ripresa, questa camminata all'aperto oggi, finalmente una bella giornata, sembra quasi essere arrivata l'estate, a 1080p per 60 frame al secondo, perché sull'applicazione, che vedete è molto comoda perché l'applicazione funziona al 90%, diciamo, tutte le volte che la andiamo ad aprire, a volte però ha qualche crash, però diciamo che si riesce a suppurire bene. In 4K quando vado, ho già il fiatone, quando vado a registrare direttamente dall'applicazione si blocca l'immagine, la registrazione continua, però non vediamo più cosa stiamo inquadrando, e allora ho dovuto farla a 1080p per 60 frame al secondo. Questa è, ho circa un metro dal mio corpo la videocamera, questa è la visuale. Proviamo a fare un controluce anche se è coperto il sole. Sembra adattarsi abbastanza velocemente, sembra anche la stabilizzazione abbastanza buona del video. Metterò altri video, continuate a seguire la videoprova. Io intanto col fiatone mi riavvio verso casa. E sì, finalmente ci siamo, andiamo a recensire questa videocamera Action Cam da 4K, anche se poi 4K effettivamente non li vedrà mai, in versione wifi, comoda questa soluzione, e in più è integrato anche un display LCD. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa contiene la confezione, l'action camera, un copertino di ricambio per la parte posteriore della cover impermeabile, un panno e tanti accessori, diversi accessori, compresa una batteria supplementare di ricambio che noi non abbiamo utilizzata, anche perché nelle nostre riprese, quelle che vi andrò a inserire durante la review, abbiamo sempre utilizzato e ricaricato quella fornita già all'interno della confezione. La batteria è da 900 mAh, diciamo che in 4K scende, io parlo sempre in questo modo, i 4K non si raggiungono assolutamente. Abbiamo raggiunto circa 40-45 minuti di utilizzo, invece sale leggermente se utilizzata a 1080p. Quindi in full HD. Altri accessori, questa l'abbiamo utilizzata comoda per inserire solo la videocamera e portarcela a selfie un po' in giro, delle fasce, il carica compreso, questa è una peculiarità riservata solo ad alcune action cam che abbiamo recensito, che è da circa 2 A, quindi abbastanza potente, noi abbiamo utilizzato quello del nostro cellulare da 1 A. Altri accessori, un cavo USB, micro USB, che ci permette sia di andare a ricaricare la batteria che trasferire i nostri file, un supporto per manubri di bicicletta, altri accessori compresi degli adesivi per collocarla, insomma chi del mestiere ne sa più di noi. Qui c'è un manuale di istruzioni molto ben dettagliato, peccato però che la lingua italiana non ci sia, cinese, inglese, mi sembra spagnolo se non erro, però niente lingua italiana. Ho fatto un po' di spazio come al solito, non riesco a vedere tutto il disordine sulla scrivania. Parliamo di aspetto dei materiali, completamente in plastica il case, il solito su questo target, di prezzo impermeabile fino a 30 metri, io ovviamente non ho testato se arriva effettivamente a questa profondità, insomma mi attengo a quanto dice la casa costruttrice. Completamente in plastica, come dicevo, con la parte posteriore dove integra un display da ben 2 pollici, ci arriviamo tra un attimo, i tasti per comandare anche dal case direttamente mi sembrano in simil metallo o qualcosa del genere. Per aprire non ho capito perché tutte le camere action camera hanno adottato questa apertura, dovete fare molta attenzione perché completamente in plastica dovete aprire bene la linguetta prima di tirare ed aprirla, perché se spacchiamo, e a me è capitato in una videoprova di rompere questa parte, questo
scalino, questo dentino in plastica, praticamente ho dovuto buttare il case. Mi ricordo che la prima action camera che sono andato a recensire l'aveva in metallo, non capisco perché poi non hanno seguito quel tipo di soluzione. Parliamo adesso della camera, parliamo di materiali completamente in plastica leggermente gommata, molto leggera, insomma niente di nuovo sotto questo aspetto. Qui abbiamo i tasti poi per tutte le funzioni che si riservano sul tasto frontale che ci permette di accendere e spegnere la videocamera, di andare nell'ingresso delle impostazioni, sulla parte superiore il tasto ok che ci permette o di far partire il filmato, scattare foto oppure di entrare nei menu interni. Qui abbiamo un LED di stato. Al lato ci sono i tasti poi per spostarci all'interno del menu e quindi poterci muovere e andare a selezionare quello che ci interessa. Qui al lato abbiamo il microfono, lo vedete in questo, dietro questa griglia forellata. C'è la possibilità di attivare direttamente anche tramite questi tasti il wifi, perché come detto la peculiarità di questa videocamera, oltre ad avere un display da ben 2 pollici non particolarmente risoluto, angoli di visione discutibili, però sopra la media, di solito le action cam, almeno quelle da me recensite, montano un display sempre più piccolo. Qui 2 pollici diciamo che è un vantaggio. Al lato abbiamo l'ingresso micro HDMI se vogliamo andare a visualizzare i nostri filmati su una televisione, ci dobbiamo munire di cavetto, non è compreso, la micro USB che ci permette sia di ricaricare la batteria che di andare a trasferire direttamente i nostri file all'interno della micro SD sul nostro PC. L'ingresso per la micro SD, noi abbiamo utilizzato una 32 giga classe 10, nessun problema di lettura. Va detto che per funzionare deve da subito avere una micro SD installata, non ha memoria interna. Sulla parte inferiore abbiamo l'ingresso per la batteria. Qui l'obiettivo che dà un angolo di visione di ben 170 gradi, e dobbiamo dire che sotto questo aspetto mantiene quanto dichiarato, lo vedremo sempre nel filmato. Parliamo adesso di lato funzionale, andiamo ad accenderla con il tasto frontale. Qui ci sono i due LED, uno che LED che ci indica quando è accesa, anche se possiamo spegnere il display, e l'altro invece che si accende, l'altro che si accende quando lo andiamo a ricaricare. Cerco di abbassare la luminosità in modo che vediamo se riesco a farvi vedere il display. Come accesa, entra in modalità registrazione video, in questo caso ho il 4K a 30 frame per secondo, visualizzo se ho inserito la micro SD, la parte del wifi, l'icona della batteria sempre visibile, qui sotto data e ora, e il microfono che si può anche escludere. Parliamo adesso di impostazioni. Cliccando la parte frontale entriamo nella modalità fotocamera, che è praticamente per scattare foto a 16 megapixel sempre. Inoltretutto, quando abbiamo inserita la micro SD ci va a calcolare a 16 megapixel quante foto possiamo scattare, e in modalità video quanti minuti di video possiamo registrare. Qui la modalità 60 frame a 1080. Qui se avessi la micro SD potrei andare a vedere l'interno di quello che avevo registrato, e qui entriamo nelle impostazioni con il tasto superiore. Andiamo a selezionare in base all'icona che è evidenziata sulla parte superiore la risoluzione video, che può passare da un 4K a un 2K a un 1080 60 frame. Diciamo che in 2K e 4K è 30 frame, poi per il resto si può andare addirittura a passare da 60 frame a 120 frame al secondo. Andando sulla parte in basso c'è la possibilità di attivare l'audio e video, video time, registrazione LOP, insomma le impostazioni non sono particolarmente elevate, però quelle basilari le troviamo tutte. Qui abbiamo la possibilità ovviamente di andare a selezionare lo scatto della videocamera, può arrivare fino a 2 megapixel, i 16 megapixel anche in questo caso sono interlacciati, non sono effettivi. C'è la possibilità di andare alla tempistica di spegnimento,
lo spegnimento automatico, la traccia in movimento, la qualità foto, e torniamo insomma al menu nuovamente. Poche voci, diciamo che c'è in altre action cam c'erano parametri più settabili, qui si limita veramente a pochissime impostazioni. Da una parte forse è più semplice, ma in alcune situazioni avrebbe fatto comodo qualche voce in più. Qui il bilanciamento dei bianchi, qui l'interruttore wifi, qui la rotazione d'immagine, modello di veicolo, frequenza della luce automatica. Io ho lasciato tutto di default, spia led insomma per vedere quando stiamo registrando, e possiamo anche inserire uno screensaver o uno spegnimento automatico dopo 5 minuti, l'orario insomma nella registrazione. Ma andiamo a vedere la parte più bella di questa videocamera, che è questa, quella del wifi. Vedete, appena attivato c'è il nome della wifi e la password di default, che sinceramente non ho capito se si possa cambiare, ma suppongo di no, quindi sia una password standard. Se vado ad inserire, ad attivare il wifi, mi basta collegarmi come operazioni da fare alla rete wifi, diventa un piccolo router, quindi dobbiamo collegarci come se fosse una normalissima rete wifi. Qui c'è la connessione che è andata, torniamo indietro, ci basta poi andare ad aprire l'applicazione, vediamo se riesco a ritrovarla in mezzo a tante. Eccola qui, XD Boom. Ho trovato comodo, trovo sempre comodo, c'è il barcode che ci porta direttamente al Play Store, sia Android che iOS. Ormai io uso questi barcode perché non devo stare lì a ricercare, mi ci porta direttamente l'applicazione. In questo momento vediamo la rete wifi nominata della videocamera, ci basta cliccare sulla rete che visualizziamo, il tempo di andarsi a collegare ci metterà qualche secondo. Ok, quando facciamo le videoprove c'è sempre qualche... eccolo qui, è andata l'applicazione, diciamo che funziona abbastanza bene, il 90%, qualche crash, qualche chiusura improvvisa, devo dire. Io ho l'Lollipop sull'Asus, devo dire che qualche chiusura un po' anomala l'ho avuta. Qui vediamo in tempo reale quello che la videocamera sta riprendendo, possiamo anche spostarla e metterla a schermo intero. Possiamo con un clic richiamare quello che vogliamo far fare alla videocamera a distanza, registrare un video, scattare una foto oppure fare una registrazione a 1080p per 60 frame. Qui entriamo nelle impostazioni per ogni voce, registrazione video, scattare una foto, ve lo faccio vedere da vicino, oppure una foto lenta. Invece se andiamo in modo verticale possiamo comunque sempre far partire la videocamera, far partire se un filmato, una foto o una registrazione veloce, e qui sotto invece possiamo andare a visualizzare. In questa cartella si può andare a vedere la cartella del telefono di ciò che abbiamo registrato, lo spazio disponibile. Qui invece entriamo tramite il wifi, se avessi una micro SD inserita, visualizzare tutto quello che la videocamera è andata a registrare. Ovviamente se i file sono particolarmente pesanti non è immediato quando andiamo a cliccare, insomma c'è un trasferimento wifi abbastanza lungo, poi dipende sempre dalla grandezza del film, del filmato che abbiamo registrato, però ce lo possiamo andare a vedere immediatamente sul display del nostro telefono, e qui entrare in una sorta di menu che è pari pari quasi di tutte le voci che possiamo trovare all'interno della videocamera, e quindi cambiarle in maniera molto veloce senza andare più ad aprire la parte della videocamera. Vedete, la videocamera in questo caso, quando connessa wifi, il display si spegne e rimane solo il led acceso per indicarci che comunque è funzionante. Possiamo decidere, ve le faccio vedere tutte le voci che possiamo andare a selezionare. Allora qui adesso
sicuramente ho cliccato qualcosa, che sono entrato in qualche applicazione, è saltata la videocamera. Comunque avete visto che è molto comoda sotto questa funzione, veramente il wifi fa la differenza. Ma adesso vi andrò ad inserire dei filmati. Ringrazio come sempre Giancarlo che si presta ai test di queste videocamere, e poi torniamo per le conclusioni. Diciamo che l'abbiamo utilizzata in diverse situazioni, Giancarlo per i suoi sport estremi, io per una passeggiata in mezzo al verde. La qualità delle immagini, insomma, ci lascia leggermente perplesso, perché la qualità non è eccelsa anche in 4K o in Full HD, non è veramente particolarmente elevata, c'è un bilanciamento dei colori che non ci è piaciuto particolarmente, soffre un po' i cambi di luce, ma soprattutto quello che veramente limita l'utilizzo di questa videocamera è il microfono. D'accordo, magari per i vostri sport estremi il microfono non è una situazione fondamentale, però devo dire che è un vero peccato, perché altre action cam avevano un microfono comunque abbastanza sensibile di decente qualità. Qui veramente il microfono, se non lo teniamo abbastanza vicino alla bocca, perde notevolmente di qualità, si arriva quasi a non sentire nulla. Per il prezzo sicuramente avere un wifi integrato è un plus in più. Assolutamente riteniamo che sia una videocamera da 4 stelle per rapporto qualità prezzo, ma le 5 stelle non possiamo darle in questo caso, perché veramente la qualità generale delle immagini e dell'audio lascia molto molto a desiderare. Io spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito, vi lascio in mostra la piccola videocamera e vi do appuntamento alla prossima.